Siamo qui nella sede del municipio di Alife, dove si sta girando Clarus, un cortometraggio che riporta un poco gli antichi splendori di ciò che siamo stati in passato e cosa siamo e cosa saremo. Una delle protagoniste di questo cortometraggio, ma non solo di questo cortometraggio, lei è una protagonista proprio del mondo dello spettacolo, perché è un'artista a tutto tondo. Sto parlando di Sara Falanga. Allora, tu non sei nuova a questi personaggi dell'antica Grecia, dell'antica Roma, cioè diciamo dell'Antecristo. Tanti personaggi tu li hai anche rivisitati. Però questa è una domanda personale. Tu sei conosciuta al grande pubblico per L'amica geniale, sei la doppiatrice canora di Margi. Come si fa a passare da personaggi del genere a Medea e al personaggio che interpreti in questo cortometraggio? Non c'è nulla che sia lontano da noi stessi. Il segreto è andare a cercare dentro di noi Marge, Medea, cioè la mia Medea, la mia Giulietta, che insomma, secondo un cliché, non sarei mai Giulietta, sempre la balia, ma pure a 17 anni era così. Resta il fatto che comunque dentro di noi abbiamo tutti questi colori, no? Del femminile, che magari in una vita normale non vengono mai scovati, e invece un'attrice è chiamata a, come dire, a cercare dentro di sé e a mettersi a disposizione. Questo è stato un periodo un po' nero, soprattutto per noi nel mondo dello spettacolo. Tu poi dirigi anche un'accademia a Pestum. Tu cosa ti senti di dire e pensi che ci riprenderemo subito? No, noi stiamo semplicemente raccogliendo quello che ormai da 20 anni a questa parte è stato il percorso che ha vissuto il teatro, no? Siamo in un regresso storico, come dire. Però il teatro è un diritto primario, perché se la gente non va a teatro non riuscirà neanche più a scegliere che latte comprare al supermercato, perché così si appiattisce proprio la capacità di indagine, di critica, di autoanalisi. Quindi io credo che siamo davanti a una degenerazione che ormai era prevista da molti anni, perché come mai non si sono chiusi, non lo so, il mercato del calcio? Perché quello è un luogo dove è stato investito. Il teatro invece non porta evidentemente benefici, almeno visibili. Invece no, è proprio lì che bisognerebbe capire che se il teatro nasce con l'uomo, è impossibile che l'uomo possa continuare a essere uomo senza il teatro. Altro protagonista di questo lungometraggio, anche lui è uno degli attori dell'Amica Geniale, è Giovanni Amura. Giovanni Amura, che oltre all'Amica Geniale ha fatto anche tante altre cose importanti. Innanzitutto parliamo del personaggio che tu interpreti in questo cortometraggio. Ma io diciamo che chiudo questo cortometraggio perché è l'altra guida turistica che va a svegliare il protagonista del corto, che fa questo sogno bellissimo del vescovo Clarus, che è suo antenato in pratica, e gli fa riscoprire un po' la storia di quelle che tutti chiamano pietre, ma invece sono degli scavi archeologici che sono ricchi di storia e di significato. Io vado a svegliarlo e lui, diciamo, mi chiede un po': ma perché fai questo lavoro? Cosa ti ha? E lui dice: mi dà gioia, e quelle che voi chiamate pietre a me raccontano storie, io le faccio combattere, danzare, possiamo imparare tanto dal nostro passato.
Quindi questo è il personaggio, molto bello. E per Giovanni Amura qual è stata la pietra che invece l'ha fatto innamorare del diventare attore? Bella domanda. Diciamo che io amo il palcoscenico da quando avevo 8 anni, veramente da bambino. Alle elementari, alle medie, quando si facevano le recite a scuola, volevo fare sempre i ruoli un po' più, se non primari, comprimari, insomma un po' di spessore. Mi facevano sempre fare le cose più, più relegate, dietro le quinte. Però mi sono innamorato da bambino del teatro e dopo le medie ho deciso di studiarlo seriamente. E non volevo farlo diventare per forza un lavoro, però è una vocazione, bisogna seguirla, altrimenti stai male, diciamo. Infatti appena Michele Schiano, il regista di questo corto, mi ha chiamato per questa bella iniziativa, per rilanciare anche un ruolo storico, come una città storica come Alife, ho accettato subito, perché è una cosa molto bella. Michele Schiano, regista, autore, ideatore e, come ti definisco io, il genio tra il passato e il presente. Come mai questa grande passione per la storia antichissima? Allora, io in passato sarei dovuto diventare un archeologo, quindi ho studiato archeologia, ho lasciato a 7 esami per dedicarmi completamente a quella che era la mia passione, l'arte. Cantavo, recitavo, facevo un sacco di cose che poi mi hanno piano piano portato alla regia. Un legame che è sicuramente indistruttibile, quello tra passato e presente. La storia che ci chiama, la storia che dice avete bisogno di noi. Per esempio, se volessi fare una metafora, peste e altre malattie che sono successe nel passato rispetto alla situazione drammatica che stiamo vivendo, il Covid, è un po' come se la storia dicesse non avete preso ad esempio queste cose successe e state buttando la vita così. La storia è sempre maestra, purtroppo le generazioni che vivono il passato tramite i libri, tramite un documento, un museo, forse cercano di catalogare il tutto come se fosse una pietra e non ne prendono appunto l'esempio giusto che invece giovani e persone dovrebbero prendere. Massimiliano Nardelli, no, non solo aiuto regista, ma soprattutto hai collaborato alla sceneggiatura. Il passato, il presente, il futuro, tu come lo vedi? Allora, il passato di Alife è costruito, si sa, sugli edifici che comunque dimostrano l'esistenza di un'epoca ormai passata e quindi ci ritroviamo a vivere ad oggi questo, diciamo, questo momento per portarlo poi nei prossimi anni per i nostri posteri. Quindi è questo che stiamo cercando di fare, soprattutto in questo periodo che ci ritroviamo, che causa tanti piccoli, diciamo, disagi che la cultura sta subendo. Alvis Esposito, protagonista di varie fiction, soprattutto per L'Amica Geniale, abbiamo anche diviso lo schermo insieme perché abbiamo fatto Chiamatemi Ninì, molto importante sull'omofobia. Qui interpreti Marco, un custode che si ritrova quasi nel 422 avanti Cristo. Che ruolo è? Beh, esattamente, sì, devo dire che è un bel ruolo, il progetto è molto interessante e diciamo che il senso di tutto questo lavoro è di voler dare voce alla storia, ricordare che la storia, che non importa da quanto tempo sia passata, si regge sulla memoria, che può essere delle persone, di qualcosa che è rimasto scritto per sempre e indelebile, come appunto nella memoria, e anche sulle pietre, nelle pietre che ci circondano.
e quindi il progetto è veramente interessante e sono contentissimo di farne parte. Edoardo Bellotti, produttore di questo cortometraggio, e a lui vogliamo chiedere, visto che siamo in un periodo di Covid dove il cinema e il teatro è stato molto maltrattato, lo vogliamo ringraziare del coraggio che ha avuto nel produrre questo. Come ti sei sentito quando ti hanno fatto questa richiesta di produrre qui un lungometraggio? Essendo medico ed essendo ormai un adulto più che vaccinato, ho ritenuto di fare cultura in questo modo. È l'unico modo per uscire da questo Covid. Ringraziamo gli scienziati che si prodigano per a scoprire e a produrre, diciamo, terapie, ma io penso che la terapia migliore può essere anche questa, cioè regalare endorfine al cervello, agli altri organi, perché tutti soffriscono del beneficio di queste endorfine, e qua solo la cultura può dare queste gratuite endorfine senza intossicare con farmaci o con altre soluzioni. Quindi viva il teatro, viva il cinema, giusto? Per forza, perché il teatro, il cinema, la televisione sono le fonti migliori per dare cultura, per trasmettere i concetti. Vedete, noi facciamo molti cortometraggi e anche quelli che li fanno con amore pensano un poco, lo dicono un poco sottotono, pensando che non è un film tipo Ben-Hur, un grande, ma io dico sempre invece ai miei registi, dico: guardate, voi fate una cultura moderna, perché chi vuoi che si mette oggi a vedere un film di 2 o 3 ore? Quindi voi siete parte precursori di un'arte che viene trasmessa così, rapidamente, perché così rapidamente noi oggi viviamo. Ora scambieremo qualche parola, qualche chiacchiera con l'ispettore onorario degli scavi archeologici di Alife, professor Gianni Parisi. Allora, come abbiamo detto anche nelle precedenti interviste, la cultura in questo periodo è una delle cose, delle parti che sta più soffrendo per questo Covid, per tante cose. Lei come l'ha vissuto? Ecco, veramente in maniera drammatica, perché io, essendo ispettore onorario e godendo anche dell'amicizia delle amministrazioni, non solo di questa, anche quelle precedenti, ho fatto sempre da guida a turisti, visitatori che sono venuti in Alife. Anzi, negli ultimi anni veramente questa situazione si è accresciuta notevolmente, perché Alife è veramente un luogo straordinario. Con questa pandemia abbiamo dovuto bloccare praticamente tutta questa situazione positiva che si era creata, e stiamo in attesa che si possa riprendere per ampliare ancora di più il numero delle persone che vengono a visitare questa cittadina straordinaria. Adesso abbiamo di fronte a noi l'assessore alla cultura, il signor Luigi Zazzarino. Ho detto bene il nome? Assolutamente sì, buongiorno a voi. Ok, volevo chiedere a lei, visto che appunto lei si occupa della cultura del paese, eccetera, è possibile magari per un futuro avere delle sovvenzioni, degli incentivi per far sì che non scappano via e che magari piccole imprese, soprattutto in un periodo come questo, possano restare aperte e, perché no, aprirne anche delle nuove? Assolutamente, lo spero vivamente, ne abbiamo tantissimo bisogno in questo periodo anche particolare che purtroppo ha distrutto il turismo in Italia, anche nei piccoli paesi. Noi abbiamo un paese meraviglioso, potete vederlo da voi, che abbiamo delle bellezze culturali immense, e quindi per noi il turismo sarebbe fonte di vita per il paese, per le attività commerciali e per tutto l'Alto Casertano. E quindi l'impegno è quello di man mano creare un prodotto
protocollo d'intesa con qualche, anche con la regione, e cercare di trovare fondi tali da poter incentivare il turismo in questo meraviglioso paese, in questa meravigliosa città di Alife. Siamo al cospetto della sindaca, a me piace dire la sindaca, eccetera, la dottoressa Maria Luisa Di Tommaso, che la città di Alife ospita le riprese di questo storico, anzi si potrebbe dire preistorico, cortometraggio. Allora, dal passato la possibilità di costruire un itinerario culturale per il futuro, lungo quali direttrici secondo lei? Bene, innanzitutto sono onorata di avervi qui oggi. Per noi è una giornata speciale, quindi stiamo rivivendo momento per momento i nostri beni archeologici, l'anfiteatro, il criptoportico, la cripta sotto la cattedrale, quindi sono tante le direttrici da poter intraprendere. L'importante è farle vivere giorno per giorno. Grazie a voi, sicuramente Alife, stiamo ritornando nel passato sicuramente, ma stiamo vivendo pienamente il nostro presente. La terra d'Alife è ricca di storia, ma secondo lei come la possiamo raccontare alle nuove generazioni? Allora, oggi la tecnologia ci aiuta, tra poco spero di poter inaugurare quanto prima il nuovo museo, e la prima cosa pensiamo al tridimensionale, i bambini sono attratti, però vedo che anche le persone anziane, anzi entrano ancora di più le persone anziane, perché proprio per, a volte per l'impossibilità di muoversi di più fisicamente, quindi il 3D spero che possa venire anche nel nostro nuovo museo, ma del resto la tecnologia ci aiuta, sui social, i telefonini ultramoderni, effettivamente la storia è vicino a noi grazie anche alla tecnologia, quindi abbiamo tante opportunità, l'evoluzione tecnologica ci sta aiutando, quindi ci mette un bel aiuto, ci dà sicuramente. Ma possono essere anche un volano le radici cristiane del territorio? E la cultura cristiana è stata sempre molto vasta nella piana alifana, quindi ben venga, sicuramente può fare da volano e possono farlo anche le attività che state facendo voi oggi. Anche attraverso questo ritorno al passato si passa dalla storia, che è anche molta storia religiosa, ecco, come dicevamo, alla storia antica della nostra Roma, perché poi Alife è una piccola Roma, una Roma in miniatura, e ben conosciamo la storia dei cristiani, quindi sono d'accordo.